26 novembre 2003. Vola per l'ultima volta nella sua storia un Concorde. Il viaggio, senza passeggeri, giunge all'aeroporto Filton Airfield di Bristol, dove tuttora si trova. Il Concorde, progettato da Air France e British Airways, inizia a solcare i cieli il 21 gennaio 1976. I nuovi aerei viaggiano a 1350 miglia all'ora, oltre la barriera del suono, e i tempi di volo vengono così dimezzati. L'unico ma disastroso incidente, il 25 luglio 2000 in Francia, ne annuncia il termine del servizio, che arriva nel 2003.